Da un lato mi mette tanta tristezza, dal lato, dico la verità, mi dà un senso anche di profonda pace, perché comunque siamo abituati a vivere il Natale nella frenesia, nella corsa, e io per prima, ripeto, di dover fare dei regali a tutti i costi, entrare nei negozi con la ressa, con la calca, il nervosismo. In realtà il senso del Natale secondo me è qualcosa di molto più profondo. Santo Stefano in zona rossa e anche Piazza Grande, cuore della città di Arezzo, si presenta così, semideserta e in un silenzio surreale. Una piazza un anno fa accesa e colorata dalla città del Natale, oggi invece davvero pochi gli aretini in giro tra strade vuote e piazze spopolate. È un po' angosciante, però non possiamo fare altro, rispettiamo le regole. Speriamo in un 2021 migliore, ma poi dubbi ce l'ho. Qualcuno passa in tenuta da jogging tra le maglie di un DPCM che consente l'attività sportiva e poi c'è chi invece porta a passeggio l'amico a quattro zampe. Sensazione strana di silenzio, di non saprei dire, forse anche la giornata stessa che è un attimino un pochino strana. Situazione questa, quindi bisogna resistere. Si esce con il cagnolino, chi può. Sì, è l'unica scusa. Così in questo strano 2020 le festività anche ad Arezzo, tra restrizioni, coprifuoco e bar e ristoranti chiusi. Io personalmente approvo la chiusura totale, anche se non approvo gli aiuti economici che ci danno, perché non è possibile così. Purtroppo è un Natale triste, è un Natale dove dobbiamo trovare noi la serenità per uscirne da questa situazione. Sono mesi che l'attività è chiusa, abbiamo aperto questi quattro giorni nella settimana passata, ma capite che insomma la categoria è sicuramente una delle più colpite in assoluto, però speriamo che questo porti poi comunque a un risultato che possano migliorare tutte le situazioni di pandemia e insomma che torniamo alla normalità quanto prima.